inizio musicale ci vuole. Ouverture. Bene, io ringrazio voi di essere venuti a sentire queste due chiacchiere su Scienza al Cinema. Sono molto contenta perché è la prima volta che mi trovo a fare un intervento in presenza dopo la lunga parentesi del lockdown, e quindi vi ringrazio ancora di più e vi avverto però che in questo incontro, come ha già un po' spiegato Marirosa, in questo incontro vi farò semplicemente una carrellata di consigli di visione e in parte anche di consigli di lettura. Quindi sono qui in veste di spettatrice e di lettrice, non in veste di esperta. Quindi il mio sarà un contributo molto modesto, sorretto, sostenuto solo dal fatto che comunque sono un'accanita spettatrice e un'accanita lettrice. Ecco, detto questo, ho comunque, appunto a causa del lavoro che ho fatto, mi è venuta una mentalità abbastanza sistematica, per cui affrontando questo tema scienza e cinema mi sono posta anzitutto il problema di classificare i generi che tengono insieme appunto cinema e scienza, e ne ho individuati tre: i documentari, le biografie di scienziati e la fantascienza. Ecco, ho messo così spontaneamente questi generi in ordine di divertimento, diciamo dal più noiosi ai più fantasiosi, ma casualmente ne è risultato anche un ordine cronologico. Cominciamo con i documentari. Ecco, quando si affronta un tema, credo che ormai un po' tutti, prima di affrontarlo, oggi come oggi, facciamo innanzitutto un bel giretto su Google. Allora, nel caso di una ricerca su Google alla voce documentario, ci si imbatte in una frase assolutamente ricorrente, che viene ripetuta un po' da tutti, un po' in molti siti, probabilmente perché tutti l'hanno scopiazzata da Wikipedia, e la frase è questa: il documentario è antico come il cinema. Verissimo, ma forse occorre precisare ancora di più, cioè il cinema inizia come documentario, la fiction viene dopo, diciamo così. All'inizio il cinema documenta la realtà. Quello che i fratelli Lumière proiettano nel 1895 al Grand Café di Parigi, che rappresenta ufficialmente la prima proiezione pubblica della storia, sono in effetti brevi documentari. Come dicevo, la prima fase del cinema consiste proprio in una documentazione della realtà. Prima una realtà banale, la realtà di tutti i giorni, come quella che documentano appunto i fratelli Lumière in questa prima proiezione pubblica. Successivamente una realtà che non è accessibile ai più. Per esempio si comincia a documentare l'esotico, si cominciano a documentare mondi lontani, non raggiungibili. Ci sono anche progetti, diciamo così, molto consistenti da questo punto di vista. Ad esempio, tra il 1909 e il 1919, un magnate della finanza francese, certo Albert Kahn, lancia il progetto di costruire un atlante geoantropologico costituito appunto da fotografie e riprese cinematografiche. Quindi l'idea è proprio quello di fornire finalmente una documentazione visiva di questi mondi lontani che erano stati soltanto in qualche modo descritti.
Il problema è che in questo periodo soprattutto la documentazione antropologica, cioè la documentazione di quelli che sono gli usi e i costumi di popoli lontani, ecco, questa documentazione ha senz'altro uno scopo didattico, ha anche uno scopo di intrattenimento, perché si mostrano appunto cose strane, cose che stupiscono, ma in questo periodo ha anche uno scopo propagandistico, perché siamo in questi anni, vi ho detto 1909-1919 per quanto riguarda il programma di questo magnate francese, e, ecco, siamo in piena età dell'imperialismo e l'antropologia è ancora, diciamo così, carica di quelli che sono i suoi peccati originali, cioè il colonialismo e il razzismo. Per cui i popoli lontani vengono mostrati come popoli inferiori, popoli che beneficiano della civiltà portata dalle potenze europee. Ecco, in questo stadio il cinema di documentazione antropologica è un po' così. Ne è un esempio, ho portato un esempio italiano, appunto Roberto Omegna, considerato, Luca Fortunato Comerio, che fa appunto documentari su quelle che sono le imprese coloniali italiane. Ma in questo stesso periodo si afferma anche il documentario scientifico propriamente detto, e ne abbiamo un esempio appunto. Ancora un esempio italiano che è molto importante, che è il caso di Roberto Omegna, che è appunto considerato il padre del documentario scientifico per il suo film La vita delle farfalle del 1911. Pensate che si tratta di un film che fa già uso della macrofotografia. È un film che è stato restaurato e si trova attualmente al Museo del Cinema di Torino, che lo ha messo a disposizione su internet, per cui ho potuto acquisirlo e ve ne mostro qualche spezzone. È un film in realtà lunghissimo e noiosissimo, tanto più che a quei tempi, come potete immaginare, non c'era ancora il sonoro. Quindi si vedono soltanto queste riprese, appunto prima i bruchi, avanti con questi bruchi, poi vedremo, ma cercherò di farvelo un po' più breve, che i bruchi diventano crisalidi e poi appunto, quindi tutto era affidato, come vedete, a queste didascalie che man mano vengono proiettate e che ancora traballano perché non avevano tecniche particolarmente raffinate per queste cose. Ecco, questa cosa l'ho anche tagliata, questa cosa dei bruchi che fanno la crisalide dura non so quanto tempo, poi la crisalide si apre, quindi dura veramente tanto. Ora, non c'era il sonoro, però in quei periodi, come sapete, in genere nelle proiezioni per il pubblico c'era comunque qualcuno che suonava una musichetta, come questa per esempio. E quindi tirava un po' sul morale rispetto alla noiosità di queste immagini, di cui comunque ora vedete ce n'è una effettivamente per l'epoca piuttosto importante, che è proprio l'uscita della farfalla dalla crisalide. E comunque questo Roberto Omegna era un animo gentile e poetico, e quindi oltre a far suonare le consuete musichette da cinema muto, durante le proiezioni faceva anche leggere alcune poesie di Guido Gozzano, che tra parentesi era suo cugino, quindi in qualche modo veniva sostenuta questa proiezione da questi espedienti. Guardiamo ancora un attimo la farfalla. Bene, poi prosegue con la presentazione di vari tipi di farfalle, ma onestamente ve le risparmio. Ecco,
Poi ovviamente arriva il sonoro. Il sonoro però, a mio avviso, il documentario non ha fatto, al genere del documentario, non ha reso un grandissimo servizio, perché ha introdotto le voci fuori campo, le cosiddette over voice, che sono senz'altro necessarie per presentare un documentario, perché è difficile scrivere un dialogo per una farfalla, soprattutto farglielo interpretare, o farlo per un leone, eccetera, eccetera. Però questa voce fuori campo da documentario ha assunto, secondo me, uno standard poco simpatico che per ora perdura, che è proprio quella voce di documentario seria, autorevole, per carità di ottima dizione, ma oggi è oggetto di satira, per esempio viene appunto satireggiata nelle pubblicità, eccetera, eccetera. Ve ne faccio un piccolo esempio di questa voce da documentario. È una conchiglia di una grossa lumaca di mare e proviene dall'Atlantico tropicale nord-occidentale. Devono averla portata qui le forti correnti. Questo è un paguro. In tutto il mondo ci sono oltre un migliaio di varietà. In comune hanno l'incapacità di costruirsi la propria conchiglia. Quindi occupano quelle vuote. Ma crescendo, sono alla continua ricerca di nuove e più comode conchiglie. Il paguro ha adocchiato una conchiglia capovolta. Solo pochissime specie di paguri sono pronte a uccidere per una casa più grande. Stiamo forse per assistere al peggio? Ecco, una delle caratteristiche è anche questo fatto di mettere sempre questa cosa drammatica. Riuscirà la gazzella a sfuggire al leone, eccetera. Vi ho fatto vedere questo pezzettino relativo al paguro perché si tratta di un documentario di Jacques Cousteau, che sapete è stato uno dei documentaristi più famosi. E considerato un grande nel genere del documentario e in particolare dei documentari marini, perché tra i luoghi lontani inaccessibili proposti in genere agli spettatori, oltre alle savane africane e ai ghiacci dei poli, c'è senza dubbio il mare. L'uomo comune, l'uomo della strada, lo spettatore comune difficilmente scende in fondo al mare, quindi uno dei temi classici del documentario è stato proprio il documentario marino. Ecco, e anche questo è un semplice spunto per darvi il mio primo consiglio di visione, vi consiglio di vedere questo film, che il titolo italiano è Il mio amico in fondo al mare, e che documenta l'amicizia del documentarista Craig Foster con un polpo femmina. Soltanto un piccolo fotogramma, ma guardate che bellissima immagine, era il polpo che si era mimetizzato coprendosi di pietrucce, di conchiglie, eccetera, eccetera, che poi scappa ed è il primo incontro che fa questo documentarista con questo polpo. E questo film ha vinto quest'anno l'Oscar per il miglior documentario e ve lo consiglio per tre motivi. Il primo motivo è che non ha la solita voce da documentario, il che è un vantaggio. Certo, c'è una voce narrante e il polpo non partecipa molto al dialogo vocale, però comunica in altro modo. Comunque questa voce narrante non è quella voce al di sopra che commenta autorevolmente dall'alto, è una voce più intima e più partecipata, quindi rende il documentario piacevole. L'altro aspetto simpatico è che non si tratta, cioè che questo film, diciamo così, non è antropocentrico. Cioè è un film che si mette dal punto di vista del polpo, infatti il titolo originale, il titolo inglese non è Il mio amico in fondo al mare, ma My Octopus Teacher, cioè il mio insegnante polipo, proprio perché il protagonista in qualche modo si fa guidare dal polipo, entra proprio, non è lui che dall'alto documenta il polipo, ma il polipo che in qualche modo lo conduce, lo accompagna, si fa guidare dal polipo. La terza ragione è che i polipi sono creature affascinanti,
hanno un'intelligenza raffinata e hanno notevoli capacità comunicative, come vi dicevo, che tra l'altro la cosa è piuttosto strana e curiosa per noi, ma queste capacità comunicative sono affidate in gran parte al cambiamento di colore, ma anche al cambiamento di rugosità della pelle. Ecco, questi cambiamenti di colore, di tessuto addirittura della pelle, non servono soltanto al mimetismo, ma servono proprio come comunicazione. Cioè un certo colore comunica aggressività, un altro può comunicare paura o un altro eccitazione sessuale e così via. C'è questa strana appunto comunicazione affidata al colore. Quindi aggiungo a questo consiglio di visione un consiglio di lettura, che è questo bel libro, almeno a me è piaciuto parecchio, che si intitola, già il titolo è molto divertente, si intitola Polpo di scena, l'autore è Giambattista Bello, che appunto è un libro molto piacevole che, diciamo così, documenta la reciproca curiosità che corre tra uomini e polpi. La curiosità degli uomini è documentata, testimoniata da una grande quantità di documentazioni, di raffigurazioni, di descrizioni, di storie, di leggende, di proverbi, di cui questo libro offre un vasto catalogo, ma anche il polpo si sa che è curioso dell'uomo, interagisce, gioca, per così dire, mostra antipatie e simpatie, come riferiscono i ricercatori che hanno lavorato con i polpi, e come del resto documenta il film di cui abbiamo parlato. Bene, ma per ora diciamo basta, con i documentari ne abbiamo parlato abbastanza, fin troppo, perché ripeto è un genere che comunque tutto sommato un pochino noioso è, e passiamo invece alle biografie degli scienziati che spesso invece hanno dato luogo a film, se non proprio divertenti, comunque a film con un certo pathos, a film piacevoli da seguire. Il campo delle biografie di scienziati è un campo relativamente ristretto, cioè io ne ho cercati e tutto sommato ho scovato soltanto una ventina di film che possono appartenere a pieno titolo a questo genere. E come vi dicevo, anche questo non è un genere sempre divertente, qualche volta sì o qualche volta quantomeno interessante, perciò ho pensato di presentarvi semplicemente una breve rassegna dei film che personalmente ho trovato decisamente belli e non soltanto istruttivi. Ne ho selezionati 6 su 20, quindi faremo abbastanza presto. Allora, il primo che vi propongo è A Beautiful Mind, è un film del 2021 che in cui uno strepitoso Russell Crowe interpreta il matematico John Nash. John Nash è stato premio Nobel del 1994, viene presentato come un brillante e ambizioso studente di matematica che già nella tesi di dottorato espone alcune intuizioni che risulteranno fondamentali per la teoria dei giochi, poi diventa ricercatore all'MIT, viene contattato dal Dipartimento della Difesa per la sua capacità di decifrare i codici. Spesso, come vedremo, appunto i matematici hanno questa parte della loro vita avventurosa perché sono decrittatori di codici anche. Appunto, quindi contattato dal Dipartimento della Difesa, coinvolto nello spionaggio, tampinato da agenti russi, quindi la cosa si fa avvincente. Peccato però che quest'ultima avventurosa fase della vita
di John Nash si riveli in realtà un'allucinazione. Nash soffre infatti di una grave forma di schizofrenia paranoide e quindi quando ci si rende conto di questo inizia per lui un calvario di cliniche, manicomi, psicofarmaci, eccetera, eccetera, ma alla fine riesce a venire a patti con la malattia, riprende gli studi, diventa docente fino al lieto fine appunto del conferimento del premio Nobel nel 1994. Si tratta di un premio Nobel in economia, non esiste il premio Nobel per la matematica e anche il premio Nobel per l'economia, a dir la verità, non è proprio un vero premio Nobel, nel senso che non è stato istituito da Nobel né dalla fondazione Nobel, ma dalla banca centrale svedese, quindi è il premio attribuito da una banca in onore di Nobel. In ogni caso è un grosso riconoscimento e il film, devo dire, è un gran bel film, anche se tratta più di questo, della malattia e del superamento della malattia che della matematica. È tratto da un libro di questa Silvia Nasar che si intitola Il genio dei numeri, ma il film è sicuramente molto più bello del libro, quindi vi consiglio questo film anche se vecchiotto. Poi ho inserito per voi un film perché mi sembrava giusto dedicare un piccolo spazio anche alla vita di Charles Darwin, e questo film è Creation, film del 2009, che è tratto dal libro di Randall Keynes, Casa Darwin. Ecco, in questo caso invece devo dire che il libro è più bello del film, perché il film enfatizza molto il conflitto tra un Darwin sempre più ateo man mano che procede con la sua teoria dell'evoluzione e sua moglie profondamente religiosa. Ora, nel libro in realtà questo conflitto risulta molto più contenuto perché Darwin era comunque una persona gentile e rispettosa e sua moglie era una persona intelligente e non una stupida beghina come spesso viene presentata. Della teoria dell'evoluzione il film parla poco, mentre il libro parla di più, ma in questo genere cinematografico delle vite, delle biografie degli scienziati è un po' così. Si cerca il pathos più che la scienza, dando per scontato in qualche modo che al pubblico i sentimenti piacciano di più, apprezzi di più i sentimenti del contenuto informativo. Bene, passiamo a due film elettrici. Ecco, due film elettrici che invece hanno, secondo me, un grosso contenuto informativo. I due film sono Edison, l'uomo che illuminò il mondo, del 2017, e Tesla, recente, è stato fatto l'anno scorso, del 2020. Dicevo che il contenuto informativo è notevole perché entrambi i film danno conto di quella che è stata chiamata guerra delle correnti e che in realtà è poco nota. Guerra delle correnti, cioè guerra tra corrente continua e corrente alternata. Tesla era il paradino della corrente continua, mentre Edison sosteneva l'uso della corrente alternata e il problema è quale delle due avrebbe per l'appunto illuminato il mondo. Ora, la guerra delle correnti si combatte a colpi di accordi commerciali, di accordi politici, di dimostrazioni incredibili, spesso più spettacolari che scientifiche, e si conclude con la vittoria di Edison, che era
un vero mastino senza scrupoli quanto alla promozione delle proprie invenzioni. La vittoria di Edison è così clamorosa che effettivamente oggi come oggi molti non sanno chi è Tesla o associano il nome soltanto alla casa automobilistica statunitense che produce auto elettriche. Ecco, ma appunto questa guerra delle correnti è un episodio storico molto interessante e in ogni caso sulla guerra delle correnti io il mio consiglio è di leggere soprattutto, cioè anche perlomeno, questo libro che è Lampi di Jacques Echenault, che forse non ha un eccelso valore informativo perché la vicenda è molto romanzata, ma che io trovo di grande valore letterario. Altro film che ho selezionato è The Imitation Game, splendidamente interpretato da Cumberbatch, che tra l'altro è anche Edison nel film di cui vi ho parlato prima, che racconta la vita, o meglio una parte della pur breve vita di Alan Turing. Racconta la storia della decriptazione dei codici della macchina tedesca Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta poi il suicidio di Turing all'età di 41 anni a causa della depressione che era stata provocata dalla pesante terapia ormonale, la cosiddetta castrazione chimica, che gli è stata inflitta, nel senso che l'alternativa a questa terapia ormonale sarebbe stato il carcere, gli è stata inflitta per la sua omosessualità. Reato che in Inghilterra è stato depenalizzato solo nel 1967. Tra l'altro, recentemente, nel 2017, c'è stata una legge in Inghilterra che ha stabilito l'indulto, cioè la cancellazione del reato, l'indulto postumo per i condannati per omosessualità. E questa legge è stata chiamata Turing Law, proprio perché il film era già uscito e aveva in qualche modo scosso un po' gli animi su questa lunghissima concezione, cioè con questa lunghissima legislazione omofoba che c'è stata in Inghilterra. Ecco, l'Inghilterra è veramente stata un campione nell'omofobia istituzionale, diciamo così. Pensate che oggi noi pensiamo che, l'omosessualità è per esempio ancora un reato in Pakistan o in India, noi tendiamo a pensare, beh certo, questi fondamentalisti islamici, eccetera, eccetera. In realtà è stata introdotta, in questa legislazione c'è perché questi paesi facevano parte del Commonwealth e quindi l'Inghilterra aveva esportato questo reato di omosessualità. Dunque, allora c'è stata questa Turing Law che comunque è una magra consolazione. Nel frattempo Turing si è suicidato e devo dire che Turing è stato un vero genio, cioè non era solo un brillante matematico e un criptoanalista, cosa che si evince da questo film, ma è stato padre dell'informatica e soprattutto dell'intelligenza artificiale, è stato addirittura uno studioso di fisiologia, per esempio sviluppava approcci matematici alla biologia, per esempio al campo dell'embriologia, e si è occupato anche di neurofisiologia, a cui era interessato proprio per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ecco, quindi questa di Turing è veramente un'orribile storia di discriminazione e di omofobia istituzionale, chiamiamola così. Ultimo
film sulle biografie di scienziati che vi propongo è sempre a proposito di discriminazione, in questo caso di discriminazione razzista e sessista. Quindi concludiamo questa piccola rassegna con il film Il diritto di contare, che racconta la storia di tre matematiche afroamericane impegnate alla NASA nel 1961 per il progetto Apollo 11. Il titolo italiano, Il diritto di contare, gioca ovviamente sul doppio senso del termine contare, cioè contare 1, 2, 3 e contare nel senso di avere importanza. Quello inglese è forse ancora più significativo, è Hidden Figures, perché è significativo? Significa figure nascoste, ma in realtà il termine figure significa non solo figura, persona, personaggio, ma significa anche cifra in inglese, quindi anche questo titolo è molto azzeccato. Ecco, nonostante gli stereotipi che vogliono gli uomini più portati per la matematica, in realtà, soprattutto negli Stati Uniti, le donne sono sempre state considerate particolarmente adatte come computer. Ecco, il termine computer, prima di identificare questo apparecchio, indicava, prima di indicare quindi il calcolatore elettronico, indicava le persone particolarmente capaci di eseguire calcoli complessi senza errori. E le donne venivano ritenute particolarmente adatte a fare appunto i computer. La NASA comincerà a impiegare calcolatori elettronici in modo sistematico solo a partire dal 1962, quindi l'anno dopo l'anno in cui si svolge questa vicenda. Nel 1961 usa ancora le computer ladies, le donne calcolatrici, che in questo caso sono anche colored computers, cioè sono anche nere, sono calcolatrici nere, e devono perciò affrontare discriminazioni sia razziste sia sessiste fin dalle più piccole cose. Cioè appena vengono assunte vengono immediatamente scambiate per donne delle pulizie, devono usare bagni e perfino stoviglie diverse da quelle riservate ai colleghi bianchi, eccetera, eccetera. E vi propongo da questo punto di vista un piccolo filmato che mostra appunto la ricerca del bagno da parte di una di queste computer lady. Scusa, non lo so dov'è il vostro bagno. Sì, signore. Lunga drammatica sequenza sulla ricerca del bagno. Non è lunghissima. Bagno riservato alle donne nere. E in questa scena finale si vede, no finale, cioè un'altra scena del film in cui si vede il capo, uno dei capi della NASA, quello che è responsabile di questa missione Apollo 11, abbattere
il cartello che indica il bagno riservato ai bianchi, perché lo fa? Non per protesta contro la discriminazione, ma perché la sua indispensabile computer lady perdeva troppo tempo a percorrere mezzo chilometro per raggiungere l'unico edificio dotato di un bagno appunto per donne nere, quindi la ragione di questa fine della discriminazione dei bagni è una ragione di efficienza. Bene, a questo punto passiamo alla fantascienza. Ecco, con la fantascienza mi sono trovata un pochino nei guai perché si apre un campo veramente sterminato e non sapevo bene come cavarmela, ci vorrebbe un incontro soltanto dedicato alla fantascienza. Per cui ho dovuto fare scelte drastiche, ovviamente in quanto tali molto opinabili. Allora, innanzitutto un piccolo omaggio a Metropolis, Metropolis di Fritz Lang, film del 1927, che tuttavia secondo me può essere considerato davvero il primo film di fantascienza, di vera fantascienza, perché ha due caratteristiche che secondo me definiscono questo genere della fantascienza. Allora, secondo me le due caratteristiche che definiscono la fantascienza sono, in primo luogo, la creazione di un mondo. Cioè il regista, l'autore di fantascienza, ci presenta un mondo appunto fantascientifico, utopico o distopico che sia, ma è un altro mondo. E la seconda caratteristica è che il film deve contenere qualcosa che fa paura, perché la fantascienza appartiene a quei generi in cui ci divertiamo ad avere paura, come l'horror, come il noir, come gli stessi film gialli. Cioè ci deve essere un elemento che crea suspense quantomeno, ma se crea proprio paura meglio. Ecco, e quindi ora quello che ci interessa qui non è tanto la paura degli omini verdi o dei mostri galattici, quanto la paura della scienza. Ecco, questo mi sembra un elemento più interessante per questo tema della scienza al cinema. E sicuramente questa paura della scienza è presente in molti film di questo genere, a cominciare da Metropolis, dove c'è la paura dello scienziato pazzo. Bene, quindi cercherò di analizzare brevemente in questo senso tre film che ho scelto non solo perché trattano questo tema, ma perché hanno segnato la storia del cinema di fantascienza. Questi tre film sono 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick, Solaris di Andrei Tarkovsky e Blade Runner di Ridley Scott. Ecco, cominciamo in ordine cronologico da 2001, Odissea nello spazio. Il mondo creato da questo film, lo abbiamo visto all'inizio con quella scena della stazione spaziale orbitante raggiunta dalla nave spaziale, ecco, è un mondo ipertecnologico, appunto un mondo di stazioni e navi spaziali che hanno la caratteristica di essere tutte scintillanti, asettiche, tirate a lucido, eccetera. E che da questo punto di vista non fanno paura, cioè la stazione spaziale non fa paura, è un luogo anzi in qualche modo bello e affascinante. L'elemento di scienza che fa paura in questo film è l'intelligenza artificiale e io credo che la parte più riuscita di questo film, che per altri aspetti è pieno di ghirigori metafisici imperniati sul monolite alieno che personalmente non apprezzo molto, la parte, dicevo, che secondo me è più riuscita in questo film è l'episodio di Hal. Scott,
Al è un supercalcolatore che si chiama Al 9000. Aspetta, andiamo un attimo indietro. Qui è affidata l'astronave Discovery 1 con 5 umani di equipaggio. Questo computer è considerato infallibile, ma in realtà comincia a fornire a un certo punto informazioni sbagliate. E perché lo fa? Lo fa a causa di un conflitto. Gli è stato imposto di non rivelare agli astronauti che appunto sono su questa astronave il vero scopo della missione, però allo stesso tempo è stato anche programmato per collaborare con gli umani senza omissioni e senza alterazioni delle informazioni. Quindi questo conflitto in qualche modo lo manda in tilt e gli astronauti decidono di disattivarlo. Hal resiste, ne uccide 4 su 5, l'unico superstite riesce a disattivarlo, ma la cosa secondo me riuscita è che, riuscita dal punto di vista cinematografico, della regia, eccetera, eccetera, è che durante il processo di disattivazione l'empatia dello spettatore passa dalla parte di Hal. Cioè, mentre prima eravamo tutti dalla parte di, in particolare si chiama Dave, l'astronauta superstite che riesce alla fine a disattivare Hal, siamo dalla sua parte perché ci rendiamo conto che Hal effettivamente è un pericolo, improvvisamente durante la disattivazione lo spettatore passa dalla parte di Hal perché Hal comincia a dire di avere paura, perché Hal comincia a sentir scemare la propria intelligenza, si sente proprio rimbecillire, si sente regredire, in effetti regredisce uno stato infantile, alla fine canta una canzoncina e proprio in questo processo in qualche modo partecipiamo al dolore di Hal. È il piccolo pezzetto che avevo appunto. Star, will you? Stop Dave. Dice stop Dave, fermati Dave. Will you stop Dave? I'm afraid. E qui comincia a dire mi freddo, paura. I'm afraid, Dave. Dave. My mind is going. Ecco, c'è qualcosa di tragico in questo spegnimento dell'intelligenza. E quindi, come posso dire, in certo senso la paura dei calcolatori troppo intelligenti, che in questo episodio, che è la prima parte di questo episodio, forse è minore della paura che abbiamo della morte, della perdita di lucidità. Ecco, questa è un po' l'impressione che dà questo episodio. E questo non ve lo potevo mica risparmiare, Blade Runner e quest'altro tipo di paura della morte, io paura di dimenticare. Viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Bene, ecco, appunto gli androidi protagonisti di Blade Runner non fanno paura, hanno paura di morire e di perdere con la morte i ricordi. Due parole soltanto sul mondo creato in Blade Runner, appunto c'è elemento mondo creato, elemento di paura. Ho usato questi due termini per fare una breve analisi di questi film. Ecco, il mondo creato in Blade Runner è un misto di tecnologia e di sottoproletariato che vive di espedienti, cioè ci sono le grandi palazzi, le astronavi, i palazzi delle corporation che costruiscono gli androidi, e poi c'è questo mondo cupo e buio in cui piove sempre, altro che appunto Nitore di 2001, Odissea nello spazio. Ecco, quindi c'è questa contrapposizione tra un mondo alto e tecnologico e un mondo basso, che tra l'altro, devo dire, è abbastanza simile a quello immaginato più di mezzo secolo prima in Metropolis, dove la futuristica città che abbiamo visto con le macchine volanti, le strade aeree, vive sulle spalle dello sfruttamento del proletariato. Ecco, quindi c'è un po', anche lì ci sono questi due piani. Ultimo film, e poi abbiamo finito, l'ultimo film è Solaris. Ecco, anche in questo film il mondo presentato, questo mondo creato, è anche questo un mondo di stazioni spaziali che però non sono luccicanti e tirate a lucido come in 2001, ma sono sporche, disordinate, piene di cavi penzolanti, fili scoperti, eccetera, eccetera. Ecco, un esempio di questo tipo di ambiente. Ecco, questo è l'ambiente appunto non tirato a lucido di Solaris. Quanto alla paura, lo saprete bene, la paura di Solaris si basa sul fatto che il pianeta Solaris materializza disturbanti elementi dell'inconscio degli uomini che abitano nella stazione spaziale. Quindi quella è la paura. Quindi, e qui concludo, in alcuni dei film, almeno alcuni dei film che hanno fatto la storia della fantascienza, e so di ometterne una quantità spaventosa, ma in questi film direi che più che gli omini verdi c'è la paura dell'uomo stesso e delle sue debolezze, della morte, della perdita di ricordi, della pazzia, eccetera, eccetera. Basta.